Questa pistola non... Tieni giù la testa, Sherpa. Riparati dall'esplosione. Qualcuno sta violando la sicurezza per cercare di ucciderti. Cerca delle clip termiche per la tua pistola. Sembra che abbiano eretto una barricata per... Attento! Attivazione sistemi ausiliari. Le navette. Shepard, i mech della sicurezza si stanno avvicinando. Non correre rischi. Resta al coperto ed elimina quei mech. Sistemi di combattimento attivati. Attenzione! Cosa ci fai qui? Pensavo che con te non avessero ancora finito. Mi sono appena risvegliato. Tu devi sapere più cose di me. Giusto, mi dispiace. Io sono Jacob Taylor. Sono di stanza qui da... Nemici individuati. Merda. La situazione è peggiore del previsto se Miranda ha già deciso di metterti in campo. Ti dirò tutto, ma prima dobbiamo arrivare alle navette. So che non è il momento migliore, ma sono stufo di correre a destra e a manca senza sapere nulla. D'accordo, ti faccio un riassunto. Tu e la tua nave siete stati attaccati e distrutti. Sei stato ucciso. Poi il tuo cadavere è stato portato qui. I nostri scienziati ci hanno messo 2 anni a rimetterti insieme. Sei rimasto in coma o peggio per tutto questo tempo. Bentornato alla tua vita. Io non credo di avere afferrato molto bene la situazione. Sì, lo immagino. L'Alleanza ti ha ufficialmente dichiarato caduto in battaglia. L'intera galassia ti ritiene morto. E se non raggiungeremo quelle navette, tornerai a esserlo. Ti sono salvati altri membri dell'equipaggio della Normandy? Facciamo così. Aiutami a distruggere quei mech e risponderò a tutte le tue domande, o quasi. Siamo a corto di clip termiche, ma io sono un biotico. Se vuoi che li colpisca duro, basta che me lo dici.
Avevo promesso di rispondere alle tue domande. Cosa vuoi sapere? Ci hanno messo 2 anni per ricostruirmi. Le mie ferite erano così gravi. Non sono un medico, ma eri messo male. Quando ti ho visto eri solo un ammasso di carne e tubi. Altrove saresti finito direttamente in una bara. Ma il progetto Lazarus era diverso. Tecnologia all'avanguardia. In che senso? Clonazione? Cibernetica? Non conosco i dettagli. Dovresti chiederlo agli scienziati. Ma sono sicuro che non sei un clone. Volevano riportarti in vita esattamente come eri prima di quell'attacco. Sei ancora tu. Magari con qualche pezzo in più. Cosa puoi dirmi sul progetto? C'erano altri soggetti oltre a me? Il progetto Lazarus aveva un solo soggetto. Tutta l'operazione consisteva nel riportare in vita te. Solo te. Ma non è stato facile. 2 anni. I migliori scienziati in circolazione. Le tecnologie più avanzate. Sai qualcosa su questo attacco? Chi c'è dietro? E cosa vogliono? Magari lo sapessi. Stavo andando a dormire quando è scoppiato l'inferno. Un sacco di esplosioni. Poi ogni dannato mech di questo posto ha iniziato a sparare. Contro di noi. Deve essere stato qualcuno dei nostri. Serve un livello di autorizzazione massimo per violare tutti i mech. Ci hanno messo 2 anni per ricostruirmi. Le mie ferite erano così gravi. Non sono un medico, ma eri messo male. Quando ti ho visto eri solo un ammasso di carne e tubi. Altrove saresti finito direttamente in una bara. Ma il progetto Lazarus era diverso. Tecnologia all'avanguardia. L'ultima cosa che ricordo è l'esplosione della Normandy. Ci sono stati altri superstiti? Più o meno tutti. Solo pochi soldati dei ponti inferiori non ce l'hanno fatta. Il navigatore Presley è stato ucciso da un'esplosione. Ma tutti gli altri, incluso il personale non dell'Alleanza, come Liara, Lasari e l'Aquarian, ne sono usciti sani e salvi. Sai per caso che fine hanno fatto? No, comandante. Sono passati 2 anni. Hanno voltato pagina e lasciato l'Alleanza. Potrebbero essere ovunque. Era la mia squadra. Se sapessero che sono ancora in vita, verrebbero a cercarmi. Forse potrei rintracciarli dopo che ce ne saremo andati da qui. Sempre se ci riusciamo. Qual è la via più rapida per raggiungere le navette? Dipende tutto dalla quantità di mech. Forse è meglio passare... Prova, prova. C'è qualcuno in ascolto. Qualcuno ancora in vita. Pronto? Wilson, sono Jacob. Sono qui con il comandante Shepard. Ho appena distrutto un gruppo di mech nel settore D. Shepard è vivo. Ma come diavolo? Non importa. Devi tirarlo fuori da lì. Usa i tunnel di servizio e raggiungi la sala di controllo della rete. Ricevuto, Wilson. Resta su questa frequenza. Credo di ricordare un certo Wilson che era venuto a trovarmi al mio risveglio. È lui, è il capo dei tecnici medici. Obbedisce direttamente a Miranda. Forza, i tunnel di servizio sono da questa parte. Bastardi mi hanno colpito alla gamba! C'eri tu la prima volta che mi sono svegliato. Sì, ero io. Possiamo parlarne dopo aver sistemato la mia gamba? Dovrebbe esserci del Medigel nel kit di pronto soccorso sulla parete. Spero ce ne sia abbastanza per rimetterlo in piedi e farlo camminare. Prendi il Medigel dal kit di pronto soccorso sulla parete.